Ciao ragazzi e bentornati per lo corso. Oggi mini tutorial su come usare la termo restringente. Come abbiamo visto nei video precedenti, è stata acquistata su AliExpress e vi avevo promesso che vi facevo un video su come utilizzarla e su quali modi, diciamo, possiamo utilizzarla. Diciamo che sono tre tipi di modi per utilizzare la guaina termorestringente, però ovviamente prima di installare la termorestringente vediamo come dovrebbe essere utilizzata. Allora ragazzi, io ho fatto qua una piccola prova, che è in cui praticamente abbiamo due cavi, quindi un rosso nero, quel classico cavo per audio, per casse audio, e in questo caso qua facciamo un esperimento che dobbiamo tranquillamente saldarli, cioè unirli. Allora, prima di inserirli, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere la nostra termo restringente, che in questo caso usiamo questa qua da 2,5, e tagliamo un pezzo da circa un centimetro e mezzo, non di più. E la andiamo a sistemare all'interno di uno dei due cavi. Così. Ora possiamo prendere un cavo e possiamo attaccare. Però giustamente, come ben sappiamo ragazzi, non basta questo, ma ci vuole anche un punto di saldatura. Quindi saldiamo anche con il nostro saldatore. Così. Fatto questo, cerchiamo di piegare il più possibile in questo modo e prendiamo la nostra guaina termostringente e la inseriamo dove c'è il punto di saldatura, quindi dove c'è l'unione, ok? Fatto questo ragazzi, qua ci sono tre modi per farlo saldatore. Eventualmente con un saldatore potete tranquillamente farlo in questo modo: vi avvicinate e lo fate praticamente, lo appoggiate direttamente alla guaina termostringente e lei si stringerà, oppure con l'accendino, in questo modo, che è molto più sbrigativo ma è meno sicuro. Tra modalità che si può utilizzare la guaina termostringente, stazione d'aria calda, che è praticamente una specie di saldatore che butta aria calda, quindi praticamente facendola passare qua la guaina si stringe. E questo è un modo. Poi colleghiamo anche l'altro cavo, però prima di collegarlo ovviamente prendiamo sempre un centimetro e mezzo di guaina poi attacchiamo saldiamo Mettiamo qua e poi passiamo con l'accendino o saldatore o stazione aria calda. Così. Fatto questo ragazzi, non è finita, perché praticamente così in teoria potrebbero stare anche così i cavi in questo modo, però sinceramente a me non piace, quindi passiamo dalla parte esterna, quindi alla parte esterna che in questo caso l'abbiamo, ma nel caso dobbiamo inserirlo prima, una guaina termoestringente più grande, quindi questa qua da 3 o da 4, insomma come preferite. E la passiamo direttamente sopra le due guaine che abbiamo installato prima. Prendiamo l'accendino. E il lavoro l'abbiamo fatto. È venuto un lavoro abbastanza pulito. Quindi niente ragazzi, questo era un mini tutorial su come utilizzare la guaina termoestringente. Spero che il video vi sia piaciuto. E niente, ci becchiamo alla prossima. Ciao ragazzi!